Israel remain as an occupying power. Israel controlling more than 60% of the West Bank. Israel controlling the water. Israel controlling the water resources, and still we're living under under occupation. The amount of natural water in this area is not enough. Not enough for Israel, not enough for the Palestinian Authority, not enough for Syria, not enough for Jordan, not enough for Egypt. The whole area suffer from less of water. Now, you can fight and say, I'll take a bit more, then the other one will get a bit less. The water available is the Jordan River, but unfortunately we don't have access to the Jordan River since 1967. So we don't get any single drop from this water. In 1967 Six-Day War, Israel occupied the Golan Heights, thus taking control over the upper basin of the Jordan. Nel processo di pace in Medio Oriente è evidente che l'acqua gioca un ruolo fondamentale, prima di tutto perché è una risorsa che diminuisce sempre di più, quindi è una risorsa con la quale bisogna fare i conti ogni giorno. E poi perché c'è stata una guerra nel 1967 che ovviamente con l'occupazione di alcuni dei territori palestinesi da parte di Israele, ovviamente tutto questo ha provocato uno stato di tensione, di disequilibrio anche nella ripartizione delle risorse idriche che ancora non viene risolto. B'Tselem is the Israeli Information Center on Human Rights in the occupied Palestinian territories. So we are dealing mainly with violations of human rights in the West Bank and in Gaza Strip. The issue that concerns us is the violations of the right to water and the right to sanitation. We try to give some as much information about the discrimination in allocation of the shared water resource for both Israel and the Palestinians by Israel, which regulates this resource. This is what's water available to all Palestinians and Israeli. Okay, so the Israelis, they're taking all the water. So this is what I say, around 2,000 million cubic meters. And 120, this is what Palestinians take. And in terms of population, Israel around 7 million person, and the Palestinians are 4 million person. Israel consumes approximately 1.2 billion cubic meters per year. The quantity of water that each, in average, that each people in Israel for the household uses is about 160 liters per day. It's a bit difficult to try to look at two different cultures. Because you have, you know, different cultures. You know, for instance, we in Israel shower more than the European people. Why? Because it's hotter here. It's a different country, it's a different culture, different everything. The consumption in the West Bank is much lower than what the World Health Organization recommends. And we can expose that data, and we can expose how much Israelis are consuming and sometimes how much settlers are consuming in the same area of the Palestinians, and to show the discrimination. I'm not the Minister of Water, I'm the Minister of Virtual Water. I don't control anything. I'm not managing the resources, I'm managing a crisis. And our obligation that Israel has as an occupying power to deal with them in relation to the Palestinian population in the West Bank. And they do? No. In many cases, they don't do. And this is our job, to expose it and to say what are the obligations of Israel, what Israel is not doing, what will be the implications if Israel will not follow these obligations. And yet there has been a time when the Palestinians who lived on this land helped the Hebrew colons who settled in their country and shared their water with them. Two of the original colons, Tzvi and David, are living in a kibbutz here in Sderot, at the boundary with Gaza, a favored target of the rockets of Hamas.
Here, a water museum documents the first waterworks dating from when Tzvi arrived here from Moldova more than 60 years ago. This was the desert here, not water, nothing. They have water, the Arabs, we have not. They give us the water, and after then, when we, in all the settlements of the Negev. Today, the situation is reversed. This water tank is in Israel. In the background are the buildings of Gaza, where the situation is a desperate one. If you look at the Gaza Strip, for instance, the moment Israel went out from there, they started drilling wherever they want, privately, without no supervision. And they, by drilling too many holes and too many wells, they ruined their own aquifer. Now the water that they have there, that they pump, is salty. We pay to the shopkeeper who pay it for the tractor. So this is the water available for our people in Gaza. They're having many wells. So people, they desperately need water, so they take all this amount. What's happening from the sea, the water comes to compensate for this water. So in practical figure, instead of this, people using this amount. And this amount, the difference, it's the seawater. Cutting night, no day. Cutting day, no night. Like this. The people, when they speech, when you have the microphone, you declare all your slogans. When the slogans is very nice promo before the election. Yes, but no solution. Facts are that you have an agreement. The agreement says a certain amount of water should go to a certain direction, and more water goes there. And this agreement is signed by both sides. The solution is repartition, yes, with the Jordan, Yarmouk, and Kinneret, and all the water from all this area, not only from to Israel. After we signed the peace agreement, the per capita has been dropped to its third. Why? Because there's increase of population and the quantity of water remained the same in 1995 as in 2007. The shared water resource of the Israelis and the Palestinians is the mountain aquifer, which covers most of the West Bank and parts of Israel, goes roughly in this area. The main recharge area is in the West Bank of the mountain aquifer. The Western aquifer is the most important one. It receives a recharge of 360 million cubic meters per year, 94% of which is used by Israel, mainly to supply urban areas of Tel Aviv, Jerusalem, and near the Green Line. Palestinians only use 6% of these resources, mainly for irrigation in the areas of Tulkarem, Qalqilya, and Nablus. The most important aquifer in this, it's the Western aquifer. You know, even after Oslo, Israel didn't allow us to drill a single well here. Israel uses almost 85% of West Bank water resources and prohibits Palestinian residents from drilling new wells unless approved by the Israeli government, and only when drilling does not exceed 60 meters in depth, while they allow settlers to reach depths ranging between 500 and 600 meters. هون عنا بنقدم بدنا رخصة وإسرائيل ما بتعطناش رخصة. يعني جرب هنا منطقة جنين بحشوا واجت إسرائيل طمطوا في البطون. ممنوع تقدم رخصة وبنطنوش رخصة، وإذا بخالف بيجيبوا بطون وبطموه وبيدفعوا المخالفة اليهود إسرائيل. Well, Israel control all the water resources in the West Bank. No Palestinians is allowed to drill any water without any permission from the Israeli army. They need permissions to drill holes and to pump fresh water. But this we need also here. Also Israel can't just drill and take water wherever they want.
بحث بير، فرضنا انه واحد بحث بير بطموه في البطون، بجيبوا خلطات البطون بطموه لانه ممنوع. اذا واحد بده يبحث بير، اذا واحد بده يبحث بير لازم بده رخصه، وهم ما بعطوش رخص. L'acqua resta l'elemento vitale, l'acqua si trova prevalentemente nel sottosuolo e l'acqua nel sottosuolo non conosce confini, non conosce ovviamente i confini che vengono posti dagli uomini sulle carte geografiche e questo ovviamente è un elemento ulteriore sul quale bisogna per forza di cose trovare la pace, bisogna per forza di cose essere convinti che l'acqua è una risorsa per tutti e deve essere data in eguale misura a tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Go visit Al-Hoja, you will see dry area, you will see Palestinian dying of thirst, you will see animals, sheep just waiting for the, along the canal, Al-Hoja canal, about 7 kilometers, it's dry, there is no drop of water. And you will see a well which is an Israeli well. It's for the settler. والله الماء يعني شغلة رئيسية بالنسبة لنا والمي شحيحة حياة صعبة بدون المي. Today water reaches this area only in cisterns towed by tractors which have to cross many Israeli checkpoints on their way. Water is costly at $25 a load. Over the centuries Bedouins have adapted to water shortage and an arid environment. But their minimum needs must be satisfied for life to continue. Even the simplest everyday gestures like cooking or washing also require water. A baby girl has just been born under this tent in the desert. Water has to be resolved. Water is a conflict. Issue in the Middle East. There is a problem on water other than Jerusalem refugee border. Water is an issue in the conflict between Israeli and Palestinian. Water is an issue of conflict between the Syrian and the Israeli over the Golan Heights. Water is an issue between Lebanon and Israeli. And remember, here's the Litani River that Israel keep dreaming accessing to. And water is an issue in the Middle East because there's a problem over Yarmouk between Jordan and Syria. So we're telling people, you want to address the water in the Middle East, come and address not only the sustainability of the resources, you're putting a program to address climate change, but start addressing water to take it out of the conflict. Donc, la Syrie, Israël, la Jordanie, la Palestine, et puis tous les pays du pourtour méditerranéen. Prenez Israël, prenez donc le plateau du Golan qui est actuellement sous donc le contrôle israélien. Donc ces bassins-là alimentent ce qu'on appelle le fleuve du Jourdain. Et au Liban, nous avons donc un des affluents de ce bassin qui est le Hasbani et la source du Wazani. On a eu un conflit en 2003 entre le Liban et Israël sur l'utilisation équitable et raisonnable du bassin du Hasbani qui se situe dans cette région-là. Du fait que les villages libanais avaient un manque d'eau énorme et que la seule solution était d'exploiter la source du Wazani pour essayer d'envoyer une limite humaine en matière de ressources hydrauliques aux villages libanais. Et c'est là où le conflit a commencé. What we are seeing here is Channel 900. In 2006, the Israeli Defense Forces, they bombed this area. It was a hole of 30 meters of diameter and a depth of 6 meters.
So we rehabilitated the channel 900 to provide water for the farmers. نحن لما دخلت اسرائيل كنا ببيتنا قاعدين وصار القصف علينا فاتت القذائف من البوابه رجعت انا ركبت البواب واشتغلت وجددت عن جديد The water resources in the Middle East include River Jordan and Yarmouk are very important. We have seen in the last years a huge reduction in the water of both rivers because of several actions. In the 1960s, Israel, they built a dam around Tiberia, the Ganya Tam, and diverging weirs, taking water from the Sea of Galilee towards the center of Israel, leading to a major water reduction in the River Jordan. This is the holy river. You know, it's a holy river for the Christians. Yes. Can I ask you one question? There is no water here. You go, you don't find a river. You find the stream polluted with sewage and highly saline water because Israel diverted the water and diverted sewage generated from Tiberias city to the river. Well, welcome to Bethany beyond the Jordan. See, the Jordan might be the smallest river on earth, but it is definitely the most important. And we believe this corner of the Jordan is the closest where the prophets crossed and Jesus was baptized. If the Jordan was 4 meters higher, it would arrive to the churches that we discovered that were built in memory of the baptism of Jesus Christ. Another important issue at this point, we know that three of these basilicas, the two basilicas and the mantle chapel, are built in Islamic period. This is a sign of coexistence between Christians and Muslims. There is a thirst for water and justice in this part of the world. And to sit around a table to speak of water, of possible solutions, technologies, and resources to share, may be a start towards finding ways to exchange words, visions, ideas, and concerns, establishing a new dialogue. Water can become an opportunity to broaden the dialogues and explore other issues. Water is an element of peace. And what we're telling that let's start with water. Water will encourage reaching an agreement over other issues. The water can be a bridge for peace. The water should be a bridge for peace, especially in this area. Since this whole area suffers from lack of water. It's not that you have one country that has a lot of water and the other one that hasn't. The whole area suffers from lack of water. This is why people have to sit around the table, start thinking for the future, not to just keep fighting, fighting, fighting until the time comes and then we find no water available for the newcomers in the region or the future generation. For the Israeli, the Jordanian, the Syrian, the Lebanese, the Palestinian. Well, water is one of the most complicated issues in all the scope of issues that Israel and Palestinians are dealing with. I'm not sure that the Israelis really understand the gravity of the problem because any Israeli I don't think he even comes close to imagining that he will open the water tap and there won't be any water coming from the at his home. This is something that is not imaginable in Israel. Israel is not willing to participate with all the countries, and we must involve all the area. The only way to bring enough water for the whole area is increase the water. As I said, recycling sewage water and desalinating sea water. Listen, because the people speak. I speak with you. We speak with them, finish the meeting, and the politicians keep from here the discourse, yeah? Before you listen what you speak.
and to listen, you must relax, I think, from 1 year minimum. I want to listen the Palestinian, but I need also from the Palestinian listen to me. I want to listen Hamas, also Hamas. I will listen, no only declaration, not my declaration, only she's the declaration. But really what you need. In order to create a dialogue between all the countries in the area, first of all, you need the will to do it. We have the will to do it. We really want it. But again, I leave this for the politicians. But I think that water can be one of the main subjects that will put everyone through this table, because water is such a serious problem in this area. I think it should be the bridge for peace. Water is a basic human need. So it's not we're telling this is water for Palestinian or water for Israeli. No, no, it's water for all people. I think that is possible to find solution between the Arabs and the Jews. Yeah. And the solution is all together. There is always hope in this region. There is always hope, despite there is also conflict since ages. Okay, but still people here. Which means there is still hope. Because I live here 66 years, and I hope all the time that this is possible. Israele rimane una potenza occupante. Israele controlla oltre il 60% della Cisgiordania. Israele controlla le sue acque, le sue risorse idriche,
e stiamo ancora vivendo sotto l'occupazione. La quantità di acqua naturale in quest'area non è sufficiente. Non è abbastanza sufficiente per Israele, né per la Palestina. Non è sufficiente per la Siria, non basta per la Giordania, né per l'Egitto. L'intera area soffre per la scarsità d'acqua. Ora si può lottare e dire, io ne prenderò un po' di più, ma l'altro di conseguenza ne avrà un po' meno. Il più spinoso dei conflitti per l'acqua in Medio Oriente riguarda l'impiego delle acque del fiume Giordano e dei suoi tributari. Il Giordano arriva nel Mar Morto dopo un percorso di 228 chilometri, lungo i quali riceve le acque dello Yarmouk dalla Giordania e dal lago di Tiberiade, alimentato a sua volta dalle acque provenienti dalle alture del Golan in Siria e dall'Asbani in Libano. Per gran parte del suo percorso il fiume Giordano scorre lungo il confine tra Giordania e Israele, inclusi i territori occupati della West Bank. Solo il 3% del bacino del Giordano si trova in territorio israeliano, ma Israele sfrutta il 60% del flusso del fiume a scapito dei suoi vicini libanesi, siriani, giordani e ovviamente palestinesi. L'acqua disponibile è del fiume Giordano, ma purtroppo non abbiamo accesso al fiume Giordano dal 1967. Così non riceviamo nemmeno una singola goccia di quest'acqua. Nella guerra dei sei giorni del 1967, quando occupò le alture del Golan in Siria, Israele si aggiudicò il controllo su quasi tutto il bacino del Giordano superiore. Nel processo di pace in Medio Oriente è evidente che l'acqua gioca un ruolo fondamentale, prima di tutto perché è una risorsa che diminuisce sempre di più, quindi è una risorsa con la quale bisogna fare i conti ogni giorno. E poi perché c'è stata una guerra nel 1967 che ovviamente con l'occupazione di alcuni dei territori palestinesi da parte di Israele, ovviamente tutto questo ha provocato uno stato di tensione, di disequilibrio anche nella ripartizione delle risorse idriche che ancora non viene risolto. Divergenze, soprusi, divieti, conflitti, tanti termini possono essere usati per definire uno stato di necessità legato all'acqua. E le parole sono importanti e vengono usate per la battaglia quotidiana di questa organizzazione israeliana basata a Gerusalemme. Bezalem è un centro di informazione sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. Ci troviamo di fronte a molti casi di violazione dei diritti umani in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Noi cerchiamo di dare il maggior numero di informazioni circa la discriminazione e l'assegnazione delle risorse idriche condivise, sia per gli israeliani che per i palestinesi, ma è Israele che regola questa risorsa. L'utilizzo delle risorse idriche in Cisgiordania deve essere ripartito tra una popolazione di oltre 400.000 coloni israeliani e 2.400.000 palestinesi. E la recente costruzione del muro voluto da Israele complica ulteriormente la già disagiata condizione dei suoi abitanti. Questa è tutta l'acqua disponibile per i palestinesi. Israele si sta impossessando di tutta l'acqua. 2.000 milioni di metri cubi. Mentre per i palestinesi solo 120. In termini di popolazione, Israele ha circa 7 milioni di persone, mentre i palestinesi sono 4 milioni. Israele consuma circa 1 miliardo e 200 mila metri cubi di acqua all'anno. La quantità di acqua che ogni persona in Israele usa è di circa 160 litri al giorno. Secondo il rapporto dell'UNEP, il consumo per usi domestici dell'acqua è stimato dai 50 ai 70 litri al giorno per i palestinesi e 260 litri al giorno per i coloni negli insediamenti. E questa incredibile differenza viene spiegata in questo modo. Perché vi sono abitudini culturali diverse? Per esempio, qui in Israele noi facciamo la doccia più spesso dei cittadini europei. Perché? Perché qui è più caldo, è una cultura differente. Il consumo in Cisgiordania è molto più basso di quanto l'Organizzazione per la Sanità raccomanda e siamo in grado di mostrare questi dati.
e possiamo dimostrare quanto Israele sta consumando nella stessa zona dei palestinesi, evidenziare così la discriminazione. Io non sono il ministro dell'acqua, sono il ministro dell'acqua virtuale. Non ho il controllo di nulla, non gestisco le risorse, gestisco la crisi. L'obbligo è di Israele, come potenza occupante, di creare un rapporto con i palestinesi che vivono in Cisgiordania. No, non lo fanno. Ed è nostro compito farlo presente e dire quali sono gli obblighi di Israele, quali sono le implicazioni. Sull'acqua è una questione complessa. Eppure c'è stato un tempo in cui i palestinesi che abitavano queste terre accoglievano gli ebrei che arrivavano e davano loro l'acqua. Due israeliani, Zvi e David, vivono in un kibbutz qui a Sderot, al confine con Gaza. Qui c'è il Museo dell'Acqua, dove sono documentati i primi lavori idrici della zona, risalenti quando Zvi è arrivato qui dalla Moldavia, più di 60 anni fa. Qui era tutto un deserto, non c'era niente. Non c'era acqua. Loro avevano l'acqua, noi no. Ci hanno dato l'acqua, e in seguito anche per gli insediamenti nel Negev. Oggi la situazione è all'opposto. Questa è una riserva di acqua in territorio israeliano. In lontananza si vedono gli edifici di Gaza, dove la situazione è drammatica. Se guardi la striscia di Gaza, per esempio, nel momento in cui siamo andati fuori da lì, hanno cominciato a scavare dove vogliono, senza nessun supervisore, ed hanno scavato troppi pozzi e molti buchi. Hanno rovinato le falde acquifere, ed ora l'acqua che arriva attraverso le pompe è salata. Ecco, questa è l'acqua disponibile per il popolo di Gaza. Loro non hanno molti pozzi. La gente ha disperatamente bisogno di acqua. Devono accontentarsi della quantità che c'è. Che cosa succede dal mare? L'acqua arriva per compensare l'abbassamento della falda e così, in pratica, la differenza di quella che manca è acqua di mare. Cutting night, no day, cutting day, no night, like this. Abbiamo un accordo. L'accordo dice che solo una certa quantità di acqua dovrebbe andare in una certa direzione e questo accordo è stato firmato da entrambe le parti. Nel 1995 Israele e Palestina hanno firmato un accordo che comprende clausole relative alla ripartizione delle acque del bacino del Giordano. In base a questo accordo, i palestinesi hanno il diritto di una congrua parte delle risorse idriche del Giordano. Ma allo stato attuale questi diritti gli sono negati. Molti anni prima, nel 1954, il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, aveva lanciato il piano Johnston, che attribuiva a Israele il 33% delle acque del fiume Giordano. La soluzione del piano Johnston è teoricamente ottima, ma quando hanno iniziato a lavorare e installato le tubature, Israele ha affermato che la Giordania tratteneva più acqua. Mentre la Giordania ha dichiarato che Israele si era impossessata di tutta l'acqua. E la Siria lo stesso. Ma la soluzione è la ripartizione delle acque del Giordano, dello Yarmouk e del mare di Tiberiade, per tutta l'area. Non solo per Israele. Dopo aver firmato questo accordo, c'è stato un aumento della popolazione, ma la quantità di acqua è rimasta la stessa, dal 1995 al 2007. Sulla quota di acqua di Israele e dei palestinesi, dal momento che la falda acquifera della montagna copre la maggior parte della Cisgiordania e di Israele, va dritto proprio in questa zona. La principale area di ricarica è in Cisgiordania.
La falda acquifera occidentale è la più importante. Riceve una ricarica naturale dalle precipitazioni di 360 milioni di metri cubi l'anno, il 94% dei quali è utilizzato da Israele, principalmente per i consumi urbani dell'area di Tel Aviv, Gerusalemme e degli insediamenti vicini alla linea verde. I palestinesi utilizzano solo il 6% di tali risorse, principalmente per l'irrigazione delle zone di Tul Karem, Qalqilia e Nablus. La falda acquifera più importante è in quest'area. E anche dopo gli accordi di Oslo, Israele non ci ha permesso di scavare nemmeno un solo pozzo qui. Qui abbiamo bisogno di chiedere un permesso, ma gli israeliani lo negano. A Jenin avevano scavato un pozzo e gli israeliani lo hanno richiuso. È vietato scavare pozzi, abbiamo bisogno di un permesso, altrimenti lo chiuderanno. C'è bisogno di un permesso anche per scavare e pompare acqua dolce. Israele non può scavare quanto gli pare e prendere tutta l'acqua che desidera. Se scavo un pozzo, vengono gli israeliani e lo riempiono con il cemento. Hai bisogno del loro permesso per fare un pozzo, ma non lo danno mai. L'acqua resta l'elemento vitale, l'acqua si trova prevalentemente nel sottosuolo e l'acqua nel sottosuolo non conosce confini, non conosce ovviamente i confini che vengono posti dagli uomini sulle carte geografiche e questo ovviamente è un elemento ulteriore sul quale bisogna per forza di cose trovare la pace, bisogna per forza di cose essere convinti che l'acqua è una risorsa per tutti e deve essere data in eguale misura a tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Andate a fare una visita ad Oje. Vedrete una zona arida, vedrete palestinesi che muoiono di sete e vedrete animali, pecore, in attesa lungo i bordi del canale Oja, lungo circa 7 chilometri, ma ormai asciutto. Non vi è una goccia d'acqua. Vedrete un pozzo, utilizzabile solo dai coloni israeliani. Prima di prosciugarsi, il canale Oja era una fonte vitale di acqua anche per il bestiame. I pastori beduini vivono in aree aride della Cisgiordania. L'acqua è ormai una questione di vita o di morte per le loro greggi, cruciale per il loro sostentamento. Hamid ha 35 anni e dice che non ha mai visto una penuria d'acqua come quest'anno. Per noi l'acqua è essenziale. C'è troppa poca acqua. La vita è difficile senza acqua. Oggi l'acqua arriva in quest'area solo in cisterne trainate da trattori che devono attraversare molti punti di controllo israeliano lungo il loro percorso. L'acqua è costosa, $25 a carico, poiché al suo prezzo va aggiunto il costo del carburante per il trasporto. Nel corso dei secoli i beduini si sono adattati alla mancanza di acqua e ad un ambiente arido, ma le loro minime necessità devono essere soddisfatte per continuare a vivere. Semplici gesti quotidiani come cucinare o lavarsi richiedono l'acqua. Il lago di Tiberiade, che a sua volta alimenta il Giordano, è alimentato da tre fiumi. Azbani, localizzato prevalentemente in territorio libanese, il Banyas, nelle alture del Golan, e il Dan, interamente in territorio israeliano. Il problema dell'acqua deve essere risolto. L'acqua è un motivo di conflitto in Medio Oriente. C'è un problema in materia di acqua in Palestina. L'acqua è un problema nel conflitto tra Israele e Palestina. L'acqua è un problema di conflitto tra Siria e Israele riguardo le alture del Golan. L'acqua è un problema tra il Libano e Israele. Ricordate che riguardo il fiume Litani, Israele cerca di usufruire delle sue acque. E l'acqua è un problema in Medio Oriente, anche a causa del problema dello Yarmouk, tra la Giordania e la Siria. È così.
Diciamo alla gente, noi vogliamo affrontare la questione dell'acqua in Medio Oriente, non solo dal punto di vista della sostenibilità delle risorse della terra, del cambiamento climatico, ma affrontare la questione acqua per uscire dal conflitto. Abbiamo la Siria, Israele, Giordania e Palestina, e poi tutti i paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo. Prendi Israele, prendi le alture del Golan, che attualmente sono sotto il controllo israeliano. Questi bacini alimentano il fiume Giordano e in Libano abbiamo uno dei suoi affluenti, il fiume Hasbani. Nel 2003 abbiamo avuto un conflitto tra Libano e Israele sull'utilizzo equo e razionale del bacino Hasbani. Dal momento che i villaggi in Libano sono stati colpiti da una terribile penuria di acqua, l'unica soluzione per soddisfare le loro esigenze è stata quella di utilizzare questa fonte. Questo è il modo in cui il conflitto ha avuto inizio. Quello che stiamo vedendo qui è il canale 900. Nel 2006 le forze di difesa israeliane hanno bombardato questa zona. È stato fatto un buco di 30 metri di diametro e 6 metri di profondità. Noi abbiamo riabilitato il canale 900 in modo che possa fornire acqua agli agricoltori. Quando gli israeliani hanno sparato, noi eravamo dentro e il razzo è venuto da lì. È ancora possibile vedere il buco. Ho riparato le finestre, la casa intera. Il pozzo. Ho risistemato il giardino. Come risultato dell'incremento di prelievo d'acqua da tutti gli affluenti del Giordano, la quantità che fluisce nel Mar Morto è ormai molto scarsa e ciò causa notevoli danni al suo bacino, il cui livello si abbassa attualmente di circa un metro all'anno. Le risorse idriche in Medio Oriente, inclusi il Giordano e il fiume Yarmouk, sono molto importanti. Abbiamo assistito negli ultimi anni ad un'enorme riduzione del livello d'acqua dei fiumi, causata da diverse azioni. Nel 1960 Israele ha costruito una diga nei pressi di Tiberia. Loro, prendendo l'acqua dal mare di Galilea per trasportarla nelle zone urbane di Israele, causano una notevole riduzione di acqua del fiume Giordano. Questo è il fiume sacro. Non c'è acqua qui. Vai e non trovi più il fiume. Trovi solo un torrente inquinato dalle acque di scarico e acqua salata, perché Israele ha deviato il suo corso naturale e qui scorrono solo acque reflue prodotte dalla città di Tiberiade che confluiscono poi nel fiume. Benvenuti al fiume Giordano. Il Giordano potrebbe essere il più piccolo fiume sulla Terra, ma è sicuramente il più importante. Noi crediamo che questo angolo del Giordano è il posto più vicino a dove è arrivato il profeta e dove Gesù è stato battezzato. Il Giordano era 4 metri più alto e arrivava lì, dove è stata scoperta la chiesa, costruita in memoria della fonte battesimale. Un altro tema importante su questo punto, dobbiamo constatare che le tre basiliche e la cappella di montagna sono state costruite in un periodo islamico. Questo è un segno di convivenza tra cristiani e musulmani. Checkpoints, barriere e muri al fine di controllare persone e risorse. Molti sperano di trovare il modo per superare la paura e ritrovare la propria libertà. C'è sete di acqua e di giustizia in questa parte del mondo e sedersi intorno a un tavolo a parlare di acqua, di possibili soluzioni tecnologiche e risorse da condividere può essere un punto di partenza al fine di trovare modi per lo scambio di parole, sguardi e visioni, stabilendo così un nuovo dialogo. E poi stringersi la mano, come molti palestinesi e israeliani stanno già facendo, coloro che ne hanno avuto abbastanza di conflitti e rifiutano politiche di violenza. L'acqua potrebbe diventare un'occasione di dialogo.
L'acqua potenzialmente potrebbe essere un ponte di pace o uno dei fattori che possono contribuire a ridurre il conflitto tra Palestina e Israele. Israele ha alcune delle più avanzate tecnologie del mondo nell'ambito di conservazione dell'acqua. Far sì che i palestinesi possano avere accesso a tale tecnologia potrebbe migliorare di molto le loro condizioni di vita, ma credo che potrebbe anche contribuire a costruire la fiducia tra le due parti. L'acqua è un elemento di pace. Ciò che noi diciamo è: cominciamo dall'acqua. L'acqua aiuterà a raggiungere un accordo anche su altre questioni. L'acqua potrebbe essere un ponte per la pace. L'acqua dovrebbe essere un ponte per la pace. E soprattutto in quest'area, perché tutta quest'area risente della mancanza di acqua. Non è che c'è un paese che ha un sacco di acqua e l'altro no. L'intera area soffre della mancanza di acqua. Questo è il motivo per cui le persone devono sedersi intorno a un tavolo e iniziare a pensare al futuro. Non solo continuare a combattere fino a quando arriva il momento in cui non ci sarà più acqua disponibile per le future generazioni. Per i giordani, israeliani, siriani, libanesi, palestinesi. L'acqua è una delle questioni più complesse rispetto ai problemi che israeliani e palestinesi stanno affrontando. Non sono sicuro che Israele veramente capisca, perché non credo che mai a nessun israeliano sia capitato di aprire il rubinetto dell'acqua e non vederne scorrere alcuna goccia. È qualcosa di inimmaginabile in Israele. Israele ha partecipato con tutti i paesi e dobbiamo coinvolgere tutta l'area. È l'unico modo per portare abbastanza acqua in tutta l'area, aumentare la fornitura d'acqua. Come ho detto, attraverso il riciclaggio delle acque reflue e la desalinizzazione delle acque del mare. Ascoltare. Perché la gente parla. Parla con te. Parla con lui. L'incontro finisce. E nelle tue tasche resta solo un discorso politico. Prima bisogna ascoltare. Per ascoltare bisogna rilassarsi. Voglio ascoltare i palestinesi. Ma voglio che i palestinesi ascoltino me. Parlare con Hamas. Sì, anche con Hamas. Non fare solo dichiarazioni. Per creare un dialogo tra tutti i paesi della zona è necessaria innanzitutto la volontà di farlo. Abbiamo la volontà di comunicare? Lo vogliamo davvero? Mi riferisco ai politici. Penso che l'acqua possa essere uno dei principali argomenti che metta tutti a tacere. Perché l'acqua è un problema serio in quest'area. Penso che dovrebbe essere il ponte per la pace. L'acqua è una necessità primaria per l'uomo. Per cui non è detto che l'acqua deve essere degli israeliani o dei palestinesi, è di tutti gli esseri viventi. Penso che sia possibile trovare una soluzione tra gli arabi e gli israeliani. E la soluzione va trovata tutti insieme. C'è sempre una speranza in questa regione. E nonostante vi sia un conflitto da anni, la gente qui è ancora fiduciosa che prima o poi la pace arrivi. Vivo qui da 66 anni e non c'è stato giorno che non ho sperato che arrivasse la pace.